Ragazzi, bentornati e bentrovati su Magale. Io sono Magnus, siamo sempre qui sul Mortal Phoenix Rising. Naturalmente, come stato invito, come sempre, un bel commento, un bel mi piace. Allora, con Atena ci abbiamo parlato, qualcosa l'abbiamo anche risolto, però ci ha dato un nuovo incarico, quello di trovare la porta con uno scudo nel tempio. Siamo abbastanza alti, sembra che stia lì, da quelle parti là. Non so se là c'è qualcosa che ci può interessare, perché vedo che si illumina. Che ci sta? Ah, Ambrosia, apparsa. Credo che la situazione sia just in time, ce l'ho fatto. Non ho guardato che non avevamo energie. Ah, raga, non l'avevo visto, non l'avevo. Bravo, colpitevi tra di voi, eh. Una delle cose più brutte è proprio questo, eh. Pensate che siamo leggerissimamente. No, no, al bravo. Aia. Scatto, che schia. No, che schia, è sbagliato. Penso di aver premuto un tasto sbagliato, eh. Allora, l'inizio è sempre un po'. Ok. All'inizio andiamo sempre un po' in difficoltà, lo sapete benissimo. Non so per quale motivo, è come se dovessi sempre prendere un po' l'allenamento. Allora, qua sopra c'era, dopo ce lo prendiamo, tranquilli. Quando Phoenix entrò nel tribunale, trovò 12 sedie, una per ciascuno degli ateniesi che avrebbero deciso il destino del vendicativo Oreste. Sì, sei volevano consegnarlo alle furie e altri sei volevano liberarlo. Alla fine fu Atena a decidere. Sì, ma non ho capito che dobbiamo fare, perché. Ah, interagisci. Comunque là c'era un puzzle, Il sacerdote di Apollo. Oh, ehi, eh. Allora, tu. qua, avevamo già beccato Che cosa ci all'inizio. fai qui? Ancora qua. Oh, sai. Profezie. Profezie. Già. Ho scoperto tante cose da quando ho udito la tua profezia. Questo non Ho sta tante bene, domande. eh. Oh cielo, tutti hanno domande. Ho dovuto dare a quella piccola dea qualcosa di grosso per convincerla a lasciarmi in pace. Campione di lì, campione di là. Atena, vuoi dire che il sentiero degli eroi era una profezia? Beh, non proprio. Non come le cose assurde che ti sono successe in passato. Ma lei voleva un piano, capisci? Quindi ne ho inventato uno. Ne hai creato uno. Se il sentiero degli eroi è inventato, allora come posso evocare il bastone del tempo? Oh, è questo che stai cercando di fare? Non esiste nessun bastone del tempo, vero? Oh. Ero io il campione. Doveva essere il mio destino. Forse. A volte c'è un motivo dietro le cose che accadono e noi non lo conosciamo, sai? Magari la profezia è falsa, ma il tuo destino è autentico. Chi può dirlo? Un oracolo? Sì, ti auguro di riuscire a trovarne uno. Beh, grazie. Va bene, ora devo andare. Ci vediamo, ciao! Dici? Onestamente, non ne ho idea. Ma come se allora. Io non gli crederei, sinceramente, questo conto a palle Pensavi che io pensassi che il bastone del tempo esistesse davvero? Beccato, Prometeo! Sei stato tu a rimanere fregato! Come è possibile, visto che sono io che sto raccontando la storia in cui è successo tutto? Ho usato il bastone del tempo per cambiare la storia in modo da non farlo esistere. Che sta facendo, Phoenix? Il puzzle. Scusami. Qua va a finire che possiamo fare. Devo solo spostare quello, eh.
Così? Perfetto, grande. Che ci dai? Mette di Caronte. Vabbè. Roma, Roma. Eureka! La mia invenzione funziona. Qui è Dedalo che parla. Re Cocalo, mio benefattore, sei furioso. Ascolta, ti prego, la mia storia. Questi enigmi ti guideranno al mio laboratorio. Passano per quando mi raggiungerai guidarti anche alla comprensione. Non avevo altra scelta, signore. Ok, quindi sono gli incarichi da quella di Dedalo. Vabbè, noi comunque andiamo un attimo alla sala di idee prima di andare da Atena. Allora, prima di tutto i nostri incarichi, che poi sarebbe questo. Ci ripigliamo tutti quanti, perfetto. Attiviamo pure questo. È anche completato, fantastico. Accettiamo. Ok, avvia sfida, nemmeno, no. Queste qua le abbiamo già. Segui. Vabbè. Non segui, non fa niente. Se vuoi comprare. Spada di Achille temperata. Che mi ha dato pure, aspettate. Poi un'altra cosa è bloccata, Fulmine di Zeus. Va bene. Basta? Allora, facciamo così. Prima cosa, spada. Abbiamo detto spada di Achille, no. Abbiamo sbloccato questa qui. Ritorno da Atena, dai. Atena ha benedetto i mortali con molti doni. Il suo tempio è il luogo dove loro andavano per restituirle il favore. Ah, finalmente qualcosa di sensato. I mortali servono a poco, ma i regali mi piacciono. Abbiamo scoperto un posto nuovo. Ma è tutto chiuso però. Scusami, ma Atena dove cavolo sta? Scusa. Atena! Oh dei no! L'hanno divorata! Spero per loro di no! Speriamo di no! Ok! Abbiamo un nuovo elmo, avete visto? Ma che cosetta rara che c'è? Dove sono i miei sacrifici? Ah! Atena! Stai bene! Perché hai un coltello? Per farti diventare il campione! Non hai imparato nulla negli enigmi? È un po' strana. Tutti gli eroi hanno fallito, ma poi sono diventati migliori e più forti. Andremo direttamente a quella parte. Oh. Intendi la parte dove diventano spettri? La profezia dice che il mio campione deve diventare come gli eroi del passato di nuovo per evocare il bastone del tempo, e gli eroi del passato sono tutti spettri. Atena, aspetta! Quell'oracolo è un imbroglio! Sei stata ingannata da una profezia falsa! È una profezia vera! Ha detto che con il bastone possiamo... Saremo grandi e forti e useremo il bastone per sconfiggere Tifone e invertire il corso del tempo. E come, Atena? Una volta corrotti, che succederà? Saremo schiavi di Tifone. Non c'è nessun bastone. Pure imbroglia. Ah, meno male. Io... Anche perché è riperdente. Mi aveva dato almeno qualcosa in cui credere. Dobbiamo fidarci di te.
Sei la dea della saggezza. Tutti si rivolgono a te per giudizi e strategie. È questa la tua strada? Una cosa che ti ha detto qualcun altro? Non lo so. Zeus mi diceva cosa fare. Esatto. Siamo una squadra perfetta. Per questo vi adora. Ma tu non seguivi sempre i suoi consigli. Sapevi che non era il caso. Ma che impudente! Atena, ci servirà un vero giudizio per sconfiggere Tifone. Non uno stupido bastone magico. Qualcosa di reale, come quel tempio. Il mio tempio? Oh, potrei usare il potere del mio tempio per aprire il luogo in cui si trova la mia essenza. Ma dovrebbe essere purificato. E non so se ne vale la pena. Lo abbiamo fatto con tutti. Il tempio è come te. Maestoso, ma sminuito. Non mi prendere in giro! Non lo faccio. Ti mostrerò cosa intendo. Per prima cosa, dobbiamo rimettere a posto il tuo tempio. Ma perché? Perché sono testardo, esattamente come lo eri tu. Non è convinta. Okay. Aspetta! Accetta la mia benedizione. Te l'avrei data comunque. Per renderti migliore come... insomma... spettro. Grazie per la benedizione. Tiro di Atena. Ah, questo potrebbe essere buono per l'arco. Che dici? Come ti senti? Buona fortuna, Robin Hood? Phoenix. A che serve la fortuna? Abbiamo la saggezza dalla nostra. Oh, santo cielo. Quindi andiamo di là? Mi sa di sì. Allora, giusto per... fammi vedere sta cosa che mi hai dato, Atena. Che cosa sia? Allora, è possibile caricare ancora più di un colpo con arco per aumentare i danni? Ah, quindi se lo tiro di più mi fa un danno maggiore. Brava Atena, grazie. Potrebbe essere una cosa buona. Certo, se ogni tanto mi aumentaste un po' la resistenza, non sarebbe male. I mortali accumulano il cibo chiamato grano nei granai, sotto la supervisione di Demetra, che gestisce anche i misteri dell'aldilà. Per Ade, le abbiamo dato tutti i lavori più inutili. Magari potremmo combinarli. I misteri dell'aldilà sono dei cereali. Libera il tempio da te nella corruzione. Allora, da quello che ho visto, sembrava indicasse di qua, Però non ho capito. Allora, qua non si entra. Ok. Che cos'è questo? Oh. Lo metto qua, ma sinceramente l'ho messo qua semplicemente perché era strano, scusate, non è che dobbiamo solo lanciare queste cose, no? Qua non ci sta niente. Eh no, secondo me si lanciano soltanto. Sì. Forse qua. Ah, ok, forse qua, vedi. Dai. Lo metto qua. Lascia, ok. Solo che deve andare in fiamme. No, già sta in fiamme. No, si è già infiammato. Ok, quindi penso che stiamo a posto, no? Vediamo un po' perché non è che abbiamo... non è che devono essere infiammati, aspettate. Aspetta, qua c'è sta nascita. No, no. Vediamo un po'. Vediamo se si accende. No, secondo me già sta in fiamme. Vabbè, quindi questo l'abbiamo da... no. Phoenix, basta, Ma iniziamo. A questo gli abbiamo dato fuoco. Però forse non vorrei che magari ce ne stessero altre qua in giro. No. Dall'alto non ci sta niente. Sì, non devo trovare altre perché qua ci sta un'altra base. Allora,
Dove stanno? Onestamente, la prima è stata facile, dove va? Le altre. Forse qua dentro? Questa? No. No, oh, 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 anche incendiale. Non era questa, no, eh? No. Questa forse? No. Allora, qua non ci stanno. Maledizione. Questa non è. Me ne servono un'altra perlomeno. Niente. Ah, aspetta, forse qua possiamo rompere. Ci deve essere per forza qualcosa qua dentro, infatti. Ok, perfetto, quindi questa l'ho trovata e andava messa là. Mo, se siamo fortunati ne servono tre. Se siamo sfortunati, credo che ne bastino tre, perché non ne ho viste altre, quindi potenziamento pozione disponibile. Ma si è aperto qua? Pare di sì. Allora, aspetta un attimo. Ideale sarebbe che riuscire a cercare di... Vai, vai! Oh, questo c'ha sempre sto maledetto scudo, mannaggia! Occhio, eh! Almeno all'esterno... Ora sì! Aspetta, aspetta! Vai! È andato? No, no, no! Ok. Vai! Ok. Andiamo, eh? Lo scudo ricorda che le tattiche di Atena sono più strategiche e affidabili di quelle di Ares. E rompo funzionano. Tutto? Lo ha sconfitto nella guerra di Troia. Sai che aveva il suo flautista personale che la seguiva suonando canzoni di battaglia? Ha sconfitto, no, Ares con la sua colonna sonora personale. La spada di Oreste. Atena lo giudicò per le sue colpe e le Erinni in persona dovettero obbedirle. Senti, oh. Atena è nata uscendomi direttamente dalla fronte, capito? La gente la ascolta quando parla. Manca ancora un pezzo. Penso di aver... No. Ah, mi serve un altro vaso, secondo me, eh. No, aspetta, qua ancora non si è distrutto. Ah, 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 oh, mi cade in inganno. Vabbè. Che manca? O devo spostare lo scudo, no? No. Allora, non ho capito, meno che non c'è un posto... Ah, vedi, là sopra. Bisogna sempre osservare bene. Comunque, secondo me abbiamo bisogno di altre due cose. Ok, no. Ancora un pezzo di sopra. Guarda, mi stai prendendo. Letteralmente in cima, guardate qua. E ora un'offerta ad Atena. La chiave della civetta, simbolo della saggezza di Atena. Se... Offri, offri. Attenzione dietro. Non ti fidare dietro, non ti fidare. Prima c'hai il coltello. Ascolta, Atena, tu sei così. Devi tornare ad essere così. Ma non avevo sempre ragione.
e Zeus cercava sempre di intromettersi. Eri sicura di te? Sceglievi la tua strada. Essere aperti a ogni piano significa finire per fare solo confusione. Hai ragione! Odiavo quando Zeus mi diceva cosa fare perché non ne avevo bisogno. Mi faceva saltare i nervi. No, che stai dicendo, Atena? Non è possibile! Cercavo solo di aiutare! Le abitudini sono dure a morire. Ma era davvero difficile. Dovevo conoscere e decidere mille cose. Non so se sono pronta a portare di nuovo quel peso. Stavolta affronteremo Tifone insieme. Ma tu devi tornare te stessa. Hai ragione. Devo tornare grande. Devo tornare me. Non la vedo convinta. Che? Grande. Ah, così all'improvviso c'è una nuova benedizione. Come Atena siamo stati un po' più rapidi, secondo me. Questa è la mia ultima benedizione. Lo so. Te la sei guadagnata. Vieni. Grazie. Porca miseria, ritorni come prima, no? Lì. Ho aperto la strada per la mia essenza. Ma fa paura là sotto. Lascia questa parte al tuo campione. Puoi aspettarmi nella sala degli dèi? Direi di sì. Hermes farà meglio a non prendermi in giro perché sono piccola. Non sei piccola, Atena. Sei saggia e potente. E presto, Tifone si pentirà di essersi messo contro di te. Sì, certo! Faremo squadra e poi... gli daremo un pugno in faccia. Sì. È una buona decisione? Per me va bene. E se Hermes ti dà fastidio mentre non ci sono, dagli un calcio sulle ginocchia. Sei all'altezza giusta. Ha detto che sei bassa, però. Sono sempre stati solo suggerimenti. È così che ha detto Atena? Non è in sé ora, ma è troppo emotiva. Magari per una volta, invece di parlare, potresti ascoltare tua figlia. Ti prego, Prometeo, dimmi che te lo sei inventato. È la verità, Zeus. Sono suo padre. Sarà anche così, ma questo non ti dà il diritto di dirle come fare il suo lavoro, soprattutto quando lei è più qualificata di te. Ok, quindi mi sa che è meglio che ci avviciniamo. Ok, tanto lo so che penso che dovremmo scendere. Infatti. Avevo intuito che... Vabbè, speriamo di dover affrontare qualcosa e non qualcosa di spostamenti rapidi, se no diventa un macello, eh. Complimenti per le ali, eh. Non ho capito se è impossibile o... vabbè. Già tre teschi, già... Vabbè. Ho già capito, eh? Allora... sì, curiamoci. Visto per... ho capito che tanto mi serve qualcosa. Allora, vediamo di capire innanzitutto... come muoverci. Ah, vedi, ok. Padre, gli eroi non bastano. Allora, qua l'ho messo. Ma mi serve quest'altro. Ma quest'altro lo prendo dall'alto, secondo voi? O se no devo fare così? Ah, ok, fantastico, che fortuna, vabbè.
Quindi sposto qua? È sufficientemente pesante? Sì. Grazie. Vabbè, se è così è facile. Attenzione. Allora, di qua si va, di là pure si va. Incominciamo ad andare di qua e vediamo. Attenzione perché non vorrei che... Doppio salto. Ah, vale anche doppio salto. Ti dici che ce la faccio a fare. Sì. Ok. Occhio, 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 aspetta. Perfetto. Vabbè. Questo è stato anche troppo fa. No, no, aspetta, piano, eh. Che c'è anche un po' di tendenza, vai. Zeus, ascoltami invece di interrompermi. Devi fidarti di me. Allora, questo l'abbiamo fatto, è stato anche facile. Meglio così. Occhio di qua. No, 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 no. Non essere scorre. Non fa il salto, scusami, che. Perché non fa il doppio salto? Ah, perché questo è troppo pesante. Non ho capito perché questo non saltava, eh. Fidati di me. Lascia che ti guidi. La statua di Atena è sola. È sempre stata accanto agli eroi. Anche loro dovrebbero esserci per lei. Ok. Ah, questo non si passa qua. Non ho capito, questo non è che faccio? No. Devo spostarlo, spostare questi? Ah, ok. Forse è questo che non è collegato. Perché c'è il muro che dà fastidio. Dici così? Oppure questa? No. Così? No. Non mi pare. Vediamo se riesco a metterla così, forse così, eh. Ok. Ho sentito una brutta persona. Medusa. Osforo. Forse mi fa parecchio danno. Non sarai mai un eroe, Fenix. Fenix comprese che l'essenza di Atena era stata corrotta da Tifone. L'immagine nella sua egida, con i serpenti al posto dei capelli, aveva preso vita. Come si era? Ok. Mi torna indietro qualcosa? Cento grande. Mi fa parecchio danno, vero? Porca meno male, meno male. Porca paletta. Ok, qua c'è un bel muro. Dove stai? Dove stai? Grande, 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 grande. No, no, no. Porca di quella paletta. Vediamo se riusciamo a stordirla. No, l'ho manchiata.
Manco uno, manco uno. Grande. Veloce. Peccato, peccato. 1300, grande. Perfetto. Noto con piacere che le frecce... Stai, vai, veloce. Non l'ho preso, non l'ho preso. No. Sconfitto. Mamma mia, meno male. Però non vedo... Non vedo... Cioè, non ho capito se siamo arrivati alla fine o... Cioè, alla fine, nel senso di averlo sconfitto o... Vabbè, io penso che dovremmo sbloccare anche quest'altra statua e quell'altra statua dall'altra parte. Però, lo vediamo nel prossimo episodio. Ci vediamo sul prossimo video. Bye.